Siamo qui con la dottoressa Isetti e con il dottor Cazzella, che sono rispettivamente i responsabili degli scavi di Grotta Scaloria e di Coppa Nevigata. Si sono molto spesi per questi due siti molto importanti per noi manfredoniani e stasera verranno premiati al premio Re Manfredi per la tutela dei beni ambientali e archeologici. Adesso io voglio chiedere... Cosa rappresenta per voi questo premio, il premio Re Manfredi, cioè Manfredonia che riconosce il vostro lavoro, del quale vi siamo grati assolutamente, e cosa rappresenta per voi quindi questo premio? Io sono molto onorata che venga riconosciuto il nostro lavoro, torno a dire, io ritiro questo premio che è però un premio che ritengo sia il risultato del lavoro di tanti, non solo degli studiosi nostri, ma anche dell'accoglienza e dell'aiuto che abbiamo avuto da parte della comunità di Manfredonia, che si è sempre mostrata generosa ed accogliente nei nostri confronti. Veramente siamo molto grati di questo riconoscimento. Questa è la mia. E noi siamo molto grati, cioè siamo molto contenti di darvi questo riconoscimento e siamo molto grati per quello che voi state facendo per Manfredonia e per i siti archeologici che noi cerchiamo di custodire in qualche modo. Lei, dottor Cazzella? Anche per me è una grossa soddisfazione ricevere questo premio, è un riconoscimento a un'attività che dura da oltre 35 anni, quindi lungo periodo in cui abbiamo cercato di mettere in luce una parte di questo villaggio fortificato dall'età del bronzo che dà continuamente nuovi risultati, importanti risultati. L'unica nota problematica, come si sa, è che il sito è in proprietà privata e quindi se non si riesce a acquisire l'ambiente pubblico, acquisisce l'area, diventa difficile. Possibile renderlo visitabile e fruibile dalla popolazione, quindi questa resta un po' una spina che speriamo prima o poi si possa risolvere. E infatti noi quello che ci auguriamo è che possano essere visitabili entrambi i siti il più presto possibile. Nel nostro caso Grotta Scaloria è un sito estremamente fragile, quindi non sarà molto facile renderlo visibile. Si può cercare di creare un punto, un'apertura da poter dare un'occhiata all'interno, ma la cosa importante, che quello è un po' l'eredità del nostro professore, perché anche Grotta Scaloria è una storia che parte dagli anni 30, certo, lunghissima, e che è quello di trovare il modo di tirare fuori il sito e Grotta Scaloria all'esterno e farla conoscere attraverso video, attraverso che possano veramente portare alla valorizzazione del sito e a farlo conoscere, alla sua conservazione, che altrimenti non si può portare avanti altrimenti se non si fa conoscere. Hanno bisogno di essere diffusi e di essere conosciuti. Io vi ringrazio tantissimo, siete stati molto gentili e complimenti per questo premio e grazie per il lavoro che state facendo. Grazie tante.